Salve, mi chiamo Nicola Verrone, lavoro presso il Parco Archeologico di Pestum con l'incarico all'accoglienza, al pubblico. Grazie al direttore Gabriel Zuchtriegel, che ha visto la mia passione per la ricostruzione di aree suppellettili dalla preistoria fino al periodo moderno di quello che faccio, ha voluto mettermi al pubblico spiegando un po' questi manufatti. Pensate che ho in mano un semplice bastone di legno appuntito sul fuoco, utilizzato dal Neandertal per la caccia anche ai dei grossi pachidermi, ai mammut, ai cinghiali, semplicemente perché loro rincorrevano gli animali e li colpivano nelle parti più basse. Per arrivare poi ad armi più moderne o come i dardi. Abbiamo qui una serie di frecce partendo dalla parte più, da quelle più antiche, abbiamo che sono con delle punte di osso, abbiamo poi della selce, arrivando poi ai primi metalli con rame, qualcosa di più particolare con le fusioni poi del bronzo, per arrivare infine all'ultima fase del ferro. Qui davanti a noi abbiamo una serie di coltelli o pugnali, utilizzati appunto dai nostri antenati. Pensate, questa ha una punta in osso. Per arrivare a qualcosa di più moderno abbiamo appunto il ferro. Ed ecco che attraversiamo un po' tutte le varie fasi del mondo di queste armi. Possono essere semplici armi di legno, ecco, qui ne abbiamo una che è di legno. Oppure abbiamo una ricostruzione quasi esatta del coltello della mummia di Bolzano, con la selce che proviene proprio da quel luogo, Desenzano sul Garda. Anche qui ne abbiamo tantissima. Abbiamo dell'ossidiana che proviene dalle nostre parti, da Lipari e Vulcano, utilizzati dai nostri antenati. Oppure con un semplice pezzo di osso, ed ecco che abbiamo un pugnale in osso. Questo è di un osso dritto, ma abbiamo anche delle ossa ricurve che provengono dai costati poi degli animali, utilizzati appunto dai nostri antenati per cacciare o per tagliare, per la carne, le pelli. Andiamo adesso a spiegare anche delle asce, ed ecco qui abbiamo delle asce con delle pietre tipicamente nostre che provengono dai nostri fiumi. Sembrano dei ciottoli, ma levigati in un certo modo e immanicate, diventa un'arma mortale sia per le genti ma anche per gli animali. Qui invece, ecco, ne abbiamo una particolare, è un basalto del nord, proviene dal Monviso ed è una pietra tipicamente anche vulcanica, come la selce, come l'ossidiana. Questa è stata immanicata con un pezzo di corno di cervo. Ecco, qui abbiamo una bellissima ascia con un bellissimo pezzo di basalto immanicato in un modo particolare e poi rifinita con del cuoio. Allora, desidero presentare adesso ho presentato i dardi, presentiamo gli archi. Abbiamo qui un pezzo di legno che è di olmo, una pianta tipicamente di questi luoghi e non. Beh, i nostri antenati andavano nei boschi e quando trovavano un bel pollone di questo legno lo utilizzavano per costruirci appunto questi manufatti. Basta prenderlo, tagliarlo, sbucciarlo e poi togliere la buccia appunto e già è pronto per diventare un'arma micidiale. Io queste armi le disarmo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri antenati le tenevano sempre in tiro, noi invece per poterli muovere dobbiamo disarmarli. Perché loro li tenevano sempre armati? Perché non potevano dire vicino a una preda: aspetta che armo la mia e ti posso tirare. Allora, ecco, ne vado ad armare uno. Ed è pronto. Questa è una fase molto più antica, perché sono i primi archi, quelli molto più semplici, utilizzando soltanto un'asta di, appunto, avevo detto, di legno, potrebbe essere di olmo,
di ontano, di tasso, qualsiasi legno che sia flessibile va bene per la costruzione di questa quest'arma. Poi ne abbiamo uno, ecco, in una fase più moderna, ed eccolo qui, ma il legno è sempre legno di olmo. Parliamo un attimo di questa, quella che possiamo chiamiamola pietra, ma in effetti è vulcanica, proviene dal sottosuolo. Con questa i nostri antenati costruivano poi un po' tutti i manufatti. È una pietra, il magma si è raffreddato molto lentamente, quando è arrivato in superficie ha preso i vari colori. Scheggiarla in pubblico è pericolosissima perché manda tantissime schegge. Con questa pietra si possono fare tantissime armi, manufatti, schegge, taglierini, bistoli, cioè perché serviva appunto per tagliare le pelli, per i raschi un po' tutto in questa fase. Nella nostra zona abbiamo tantissimi reperti litici, soprattutto con la cultura del Gaudo, oppure sotto il Monte Vesule abbiamo proprio delle fabbriche litiche che venivano utilizzate dai nostri antenati per la costruzione di questi manufatti. Ecco, questa è una delle tante resine utilizzate appunto dai nostri antenati per immanicare poi sia le piume delle frecce, sia le pelli, per riuscire poi a bloccare questo loro lavoro. E questa è tipicamente una resina che proviene appunto dai pini, mentre ne abbiamo anche di tante altre piante che venivano utilizzate appunto dai nostri antenati. Questo è un bellissimo pezzo appunto di resina, ma non posso utilizzare questa resina riscaldandola o dandogli fuoco. Per utilizzare al meglio questa resina vi basta metterla in acqua calda e poi con una piuma spalmare dove poi serve. Ecco, vi lascio un saluto caloroso e essendo in questo periodo appunto che sono rimasto a casa in smart working ho costruito un po' di questi manufatti e sono comunque a vostra disposizione per qualsiasi informazione presso il Museo di Paestum, dove avrò 2 giorni a disposizione della settimana per poter spiegare questo mio lavoro.